pranzo. Siamo tornati! Siamo tornati in Europa! Stagione Vandipeti numero, non sappiamo più che numero di follia ci siamo inventati. Ah, sacchettino, mi fai male. Ah, mi stai piantando un'unghia? Ok. Ah, dopo aver vissuto 4 mesi in Africa, abbiamo deciso di raggiungere il Guinness World Record di paesi visitati con un gattino. Sacchettino, ole! E quindi? Ci siamo detti, dato che eravamo già venuti a Gibilterra, ma non eravamo venuti con gli animali, abbiamo detto, beh, siamo qui, facciamo che farlo, no? Ma sì, dai! Quindi passaporti alla mano. Facciamo un giro veloce con lui per dire che è stato anche in Inghilterra e via! Spedino per l'aereo. Abbiamo conquistato in diretta questo 16° paese, adesso ci tocca parlarti in inglese. Noi tenimos... No, questo è spagnolo. The cat is on the... 16 country. Ok, let's go. Rientrando in Europa avremmo potuto prendere un sacco di direzioni, un sacco di strade, perché tra l'altro ci sono un sacco di indicazioni e rischiamo di perderci ogni 3x2. E non siamo neanche tanto abituati, perché eravamo abituati al Marocco che c'era una strada, la segui e basta. Abbiamo deciso di ricominciare le nostre avventure da dove eravamo lasciate, perché avevamo fatto tutta la costa dell'Andalusia, vedendo le città ci interessavano di più, che erano Granada e Siviglia. Avevamo lasciato da parte Ronda, Setenil e tutto l'interno, che adesso iniziamo a rivisitare. Sei impazzito all'improvviso? Oli, dipendi il portino. Da quando siamo tornati c'è il vento, quindi non si sentirà niente. Siamo ritornati a perderci tra le vie delle città europee. Arriviamo, io inizio a dire, oh, dovremmo vedere questo, questo, quello, quell'altro, chissà dove sono. E Paolo, perdiamoci. E quindi perdiamoci. Ponte. Non possiamo fare tutta la passeggiata perché è in ristrutturazione, quindi lo vediamo da sopra. C'è una cosa che abbiamo notato da quando siamo tornati in Europa, che tutte le strutture, tutte le costruzioni per le persone sono tutte esageratamente grandi. Cioè, noi eravamo abituati a spazi naturali, ampi, no? In Africa. E invece qui i viali sono enormi. I supermercati quanto sono grandi, cioè l'altro giorno ci siamo persi, questi corridoi enormi, è tutto grande, anche questo viale è grande. Sono stupita e felice perché c'è il profumo degli oleandri, ero disabituata al profumo dei fiori. Le primule. Molto, molto, molto carino. Abbiamo circumnavigato tutta la città per vederlo. E c'è pure il nostro migliore amico, Sacchettino. Lui è impavido, ormai viene ovunque. Anche se non sembra molto interessato. Oh, un gattito. Abbiamo lasciato Ronda, siamo a Setenil della Bottega. Però prima finiamo il caffè. Andiamo. Che belle, lì erano! Le casette sono tutte nascoste nella roccia. Indica un po' l'adattamento dell'uomo, no? Negli anni noi abbiamo visto un sacco di adattamenti in giro per il mondo. Che belle! Oh, per carità! Non sei più in forma! Niente, 3 scalini in croce e il fiatone. Adesso è tornato l'inverno, noi pensavamo di arrivare in estate. Fa freddo, sta benissimo. Bello qua, Molto molto bello, molto molto bianco. Finalmente tutto pulito, possiamo dirlo, dai, diciamolo. E finalmente possono tornare gli animali con noi.
Sono fermato un sacco di persone qua a Seton Hill chiedendoci: ah, ma come si fa? Ma non l'avevo mai visto, ma che bella questa cosa. E quindi anche per noi fare queste visite insieme e riprendere un pochino il leitmotiv, no, di questa avventura. Cioè, alla fine siamo partiti con loro, poi lui se ne va, però vabbè. E quindi ci fa piacere poter visitare tutti insieme. Cosa che continuiamo a fare qua in Europa è andare alla scoperta di luoghi un po' meno battuti dal turismo. Ecco perché ci troviamo in questo luogo, che sono le rovine di Acinipo. È un luogo assurdo, ci siamo solo noi, vabbè, perché è chiuso. Scherzo a parte, ci andremo domani mattina e siamo parcheggiati qua. È un luogo bellissimo. Eccoli là, là ci sono Mimì e Cocò che hanno appena sgambettato. Gli animali non potranno entrare, ma neanche le scimmie forse. Avevamo appena detto che vogliamo fare tutto con loro, vabbè, niente, in questi casi qua va bene così, non è vero Limpietta? Tanto tu ti stai divertendo ora e noi ci godiamo il tramonto sulle rovine. Già te la mia rovina. Benvenuti nell'estate andalusa! Ci sono la bellezza di non so quanti gradi, fa freddino, abbiamo ritirato fuori i pantaloni lunghi, il giubbotto che non sapevamo più come si mettesse. Questo è il meteo oggi e siamo finiti a 10 minuti. Sì, 10 minuti, un quarto d'ora forse. To. Da Seton Hill. Era reputata la vecchia ronda, adesso è un luogo gratuito. Se decidessi di venire qui, tendenzialmente aperto da mercoledì a domenica. Lunedì, martedì è sempre chiuso. Però è aperto solo il mattino fino alle 2:30. Gli orari cambiano, tipo noi è andata di fortuna che oggi era aperto, domani è chiuso. Questa era la Domus. Chissà nell'antica Roma quanto splendore di questi antichi luoghi in tutto il loro ardore. A noi non rimane che la magia. La sei. Aspetta, una parola che faccia rima con magia. Che ci stupisce e da qui ci porta via. È molto, tutto molto bello. E c'è un po' di foschia, però pulito, interessante, panorama spettacolare. Cioè, secondo me se venite a Seton Hill e siete automuniti, cosa che credo di sì, perché sennò in questa zona è un po' difficile, fateci un salto. Siamo tornati a Seton Hill perché ci piaceva talmente tanto che vogliamo cercare i pomodori. Allora, siccome siamo tornati in Europa e i prezzi sono più cari, molto, quasi molto il doppio cari rispetto al Marocco. Stavamo camminando e abbiamo visto che c'era questa botteghina che però era già chiusa, con dei prezzi di frutta e verdura veramente vantaggiosi. Quindi tanto adesso vantaggiosi che i pomodori costavano meno del Marocco. Quindi abbiamo detto: andiamo a vedere, aspetta, andiamo a vedere. E poi vediamo. Guardare ma non toccare e poi comprare. Abbiamo preso un sacco di cose, abbiamo speso 9,80 euro. Le pesche sono un pochino più mature, ma tanto noi le mangiamo oggi a merenda. I pomodori erano un briciolino toccati, costavano 0,75 invece di 1,50. Questo 1 euro al pezzo. Perché sono quelli un pelino più piccolini, no? Sennò costavano 0,99 al chilo. Le melanzane e zucchine sono bellissime, 1 euro al chilo. Perfetto. Cosa ne pensi di questi paesini spagnoli con vista? Siamo a Osuna? Non è che ci sia granché da vedere. Ah, che è arrivato? Noi ci facciamo il video senza di voi. Piace il tramonto, Lidia. Ruppettino, è mai possibile che sei sempre un'anima in pena? Ma voglio andare anch'io là fuori a vedere tutte queste cose belle. Allora, tornati in Spagna, siamo tornati in Europa, anzi. Siamo tornati anche alle nostre sane, vecchie, buone abitudini. E cioè a sfruttare anche alcuni servizi, alcune applicazioni, come ad esempio quella di Too Good To Go. Noi adoriamo il Too Good To Go perché praticamente ci sono alcuni esercenti, un sacchettino,
se parli te, ci sono alcuni esercenti che vendono i prodotti che sono magari in scadenza, ma che sono buonissimi, a un prezzo ovviamente ridotto. Però, siccome sennò questi prodotti andrebbero buttati, a noi non piace sprecare il cibo, lo sapete, è una cosa su cui siamo fermi da tantissimi anni. Vi faccio vedere che cosa abbiamo preso: 2,99 euro, che è un prezzo super accessibile, super vantaggioso per la quantità di roba che abbiamo preso, perché ci è andato tutto questo sacco. Quindi ci sono delle ciliegie che sono un po' toccate e ce le mangiamo a pranzo, ma che problema c'è? Due cetrioli, un pezzettino di zucca, tre melanzane, sono un po' molli, ma anche queste ce le mangiamo a cena. Ma sembrano pere, sembrano delle mini pere. Tre banane, ma giusto bene, perché noi le mangiamo, anche no, quattro banane, ce le mangiamo sempre a colazione, quindi perfette. Tre pomodori, come sapete ieri abbiamo preso quelli un po' toccati, ma quelli toccati li abbiamo già finiti, e quindi oggi a pranzo ce li mangiamo. Erano quattro. Due pere in ottimo stato, due kiwi un po' andati, ci facciamo la macedonia, e tre peschine, che io direi che è perfetto. La zucca e le melanzane, quelle un po' più molli, subito pronte, 5 minuti. Sono giorni un po' strani, in questo rientro in Spagna, in Europa, ce l'aspettavamo diverso? Sì, ma forse siamo anche un po' rimbambiti noi, quindi ci stiamo riadattando comunque a un continente diverso. E una cosa che abbiamo notato, che meglio abbiamo discusso, no? Un po' fra di noi, che ci è calata un po' quell'adrenalina. Quella tensione, perché in Marocco eravamo costantemente sui giri, sull'allerta, sì. Perché non sai mai, arrivavano a bussare, arrivavano a chiederti i soldi, i famosi guardiani che non erano guardiani. C'erano sempre degli animali randagi, quindi aprivi il portellone, mille occhi, guarda gli animali. Stiamo dormendo, ecco, senza che nessuno arrivi a bussare, è già una cosa che ti scombussola, perché dici, aspetta, qua posso veramente rilassarmi, si dice, abbassare poi, la guardia, com'è? No. Quindi c'è stato questo calo, allora siamo un attimo cotti. Poi appunto cose diverse, ci eravamo abituati ai piccoli, alle piccole botteghine, invece tipo ieri abbiamo fatto due passi in questo paesino, tutti i negozi, tutte vetrine, insomma stimoli diversi, noi ci stiamo un po' riadattando. Stiamo scoprendo cosa vedere, allora oggi abbiamo deciso, scopriamo questa cosa vicino a Cordoba. Sì, vicino a Cordoba c'è, tieni un po' tu, grazie. Sì, faccio io, faccio la front woman. Vicino a Cordoba c'è questo. Cosa c'è vicino a Cordoba? Ci sono delle antiche romane rovine, che poi sono medievali. Ma infatti, ma perché? Rifallo. Ci sono delle antiche rovine medievali del 940. Sì, 940 circa, esatto. E quindi siamo venuti a vederle. Noi siamo venuti di venerdì perché dal 20 di marzo... No. Forse sì. No. Non mi ricordo. Comunque, in certi periodi dell'anno, il venerdì e il sabato è aperto fino alle 9 di sera, in altri periodi dell'anno è aperto anche di notte, tipo fa l'orario notturno, no? Dalle 20 alle 24, infatti ci sono le luci, secondo me molto belle, illuminato a notte. Sarebbe anche bello con le luci del tramonto, ma è una giornata un po' cupa. Meglio così, così gli animali sono sul camper, tira certe sberle di vento, a volte piove, quindi loro sono là al fresco. Nel complesso, questo complesso? Perché mi rubi le battute? Dovevi dire tu. Era mia. Vai, dilla. Nel complesso, questo complesso merita perché è gratuito. Se fosse a pagamento non meriterebbe per niente. Ah, tra l'altro aspetta, è gratuito per i cittadini UE, quindi se non siete cittadini UE, ma non credo perché la nostra platea è prettamente italiana. L'unica cosa che si paga è il pullman, che è 3 euro per andare e... tornare? Sì, giusto? 3 euro costa, giusto. Però potete anche non prenderlo. Sì, noi siamo andati a piedi, 20 minuti. Complessivamente torniamo. Adesso torniamo dagli animali e andiamo a fare un giretto a Cordoba. Continuano le nostre visite gratuite. L'ingresso alla cattedrale moschea è gratuito al mattino tra le 8:30 e le 9:30. Chi siamo noi per non svegliarci presto e andarla a vedere? Il risparmio 26 euro non è male, no? Si vede che è incantevole, meravigliosa.
un'altra cosa che si può fare gratuitamente a Cordoba è passeggiare e ammirare i quartieri. Signorina, vuole dire qualcosa? Cosa devo dire? Che ieri vi parlavamo del fatto che ci mancava un po' di entusiasmo e oggi l'abbiamo trovato. Cordoba è veramente, veramente carina, la zona della cattedrale è bellissima. Abbiamo fatto una bella passeggiata, ci siamo un po' persi nei vicoletti. Una bella mattinata. Venga, te prego. Vai. Una tortilla? Sì. Grazie. Lo voglio tomare qui o fuori? Fuori. Grazie. Bella calda. Grazie. Adios. Dai, prova assaggio. Siamo al Bar Santos, che sta praticamente in centro a Cordoba, e con 2,80 potete provare La famosa tortilla di patate, che qua si trova in forme enormi, cioè una goduria da solo vederla. E poi ti danno queste tapas, te la mangi qua così, con i grissini, con tutto quello che abbiamo risparmiato tra i 6 euro del pullman di ieri e i 26 di stamattina. Direi che una tapa ci stai come. Buona, eh? Lì c'è Seneca. Gli è passata la colazione di qualcuno che Seneca mangiava all'epoca. Quindi Seneca, perché siamo venuti a salutarlo? Intanto per tutti i mal di stomaci che mi ha fatto passare al liceo. E poi perché noi sposiamo proprio il suo pensiero, non sulla vita. Lui diceva già all'epoca che non è che noi non abbiamo tempo. Tempo ne abbiamo sufficienza per compiere grandi imprese. E che ne sprechiamo tanto. Abbiamo capito che ne sprecavamo tanto e stiamo cercando di compiere grandi imprese con sacchettino. Tettino, com'è fare il turista? Molto bello, molto interessante fare il turista in città con lui. È vero? Questo video è iniziato un po' fiacco, perché quando siamo ritornati in Spagna c'era un po', come ben detto, calato l'entusiasmo. Invece, dopo aver visto Cordoba, ma anche Ronda, Setenil, insomma, abbiamo iniziato di nuovo a riapprezzare tante cose. Siamo ritornati anche in natura, in questo bellissimo bosco. Abbiamo spulciato un pochino Google, il web, l'internet, le mappe, le cartine stradali, i nostri pensieri, i libri, e abbiamo scoperto che siamo proprio su quella che era la via di Don Chisciotte. Chi siamo noi per non rincorrere le sue orme? E quindi nel prossimo video andremo a visitare La Mancia, cercando di schivare tutti i mulini per arrivare a Madrid. Tan 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 tan, poi cerco tu che dici quella roba lì. Sì. Chissà, nell'antica Roma questi luoghi erano in tutto. No, aspetta. Lei è molto esperta. Mi chiamavano Google Maps. Avevo ragione. Ah. Tu non ti si vede, ma ci sei. Ci sono sempre.